Riprendiamo il nostro seminario di studi. Come era stato detto al termine della prima lezione, prima di vedere la seconda lezione, umanisti, razionalisti, illuministi contro Cristo e la sua Chiesa, il dibattito sulla tolleranza nel quadro delle guerre di religione, Don Francesco terminerà la prima lezione trattando la questione del Trattato di Westfalia. Ringrazio Don Ugo Carandino, mi scuso per il finale concorsa alla bersagliera perché mi ero dilungato troppo su alcuni fatti, ho dimenticato l'essenziale e adesso cerchiamo di recuperare la parte finale. Allora, di due cose avevo parlato nel concitato e disordinato finale della prima conferenza: della conversione di Enrico IV e della bolla Zelus Domus Dei del 20 novembre 1648, con la quale Papa Innocenzo X condannò la pace di Westfalia, che poi è una pace, un nome che riunisce due trattati diversi, uno che riguardava la guerra con l'impero e l'altro che riguardava quella dei Paesi Bassi, quindi che concerneva la Spagna. Ebbene, la citazione, io qua c'ho tutto il testo in latino ma ve lo risparmio, della bolla, come ho detto, cercando su Google Libri si trova. E comunque sostanzialmente il Papa scrive nel punto più importante: motu proprio ac est certa scientia e matura deliberazione nostra, quindi di moto proprio con perfetta conoscenza e dopo nostra matura deliberazione, deque apostolice potestatis plenitudine e con la pienezza della nostra autorità apostolica, predictus alterius se utriusque paci su iusmo di articolo ceteraque indictis instrumentis contenta. Quindi dichiariamo, ci sarà dopo il verbo naturalmente, di questi predetti articoli sia dell'uno e dell'altro trattato di pace e tutto ciò che è contenuto in questi documenti, ipso iure, per il fatto stesso, il diritto stesso, nulla, irrita, invalida, ignusta, dannata, reprobata, inania, viribusque, tefettu vana, o neno fuisse, esse et in perpetuo fore. Una tradizione che mi è stato gentilmente dato di alcune parole di questo passo: nulla, illegale, invalida, iniqua, ingiusta, condannabile, biasimevole, insensata, priva per sempre di significato e di effetto. Questa è la condanna data dal Papa, e poi con il neminenqua di lorum e libet cuius eorum et siansi giuramento vallata sinta ad osservantiam tenere, decernimus e declaramus. Quindi nessuno, neanche coloro che anche con giuramento si sono impegnati a osservare questa pace, ebbene noi la consideriamo quindi sciolti da questo giuramento e quindi dichiariamo e stabiliamo che le cose stiano così. E Pio VI nel 1789 scrisse agli arcivescovi tedeschi: pacem westphalicam ecclesia nunquam probabit, mai la Chiesa approvò la pace cosiddetta di Westfalia. Ora, per chiudere il discorso precedente e iniziare con il nuovo, come si giunse alla pace di Westfalia e quindi a un documento che la Chiesa riprova e condanna, che decretò praticamente la dissoluzione del Sacro Romano Impero come era concepito precedentemente, la diminuzione del potere dell'imperatore, i principi tedeschi, anche protestanti, praticamente sono relativamente indipendenti, decretò l'accettazione della religione calvinista e luterana nel seno della cristianità, decretò la perdita di tutti i beni della Chiesa che erano stati incamerati dai protestanti in questi decenni e la fine dell'influenza della Chiesa, del riconoscere il Papa come l'arbitro della cristianità in tutta l'Europa e quindi anche la fine del fatto che gli stati combattessero avendo come primo punto e come guida dei loro intenti la religione.
nelle guerre successive noi vedremo cattolici alleati con protestanti, senza badare minimamente all'interesse della fede, ma solamente all'interesse nazionale o all'interesse, ancora peggio, personale. Come si giunse a questo, a questa pace che fu un pareggio, che fu in realtà una sconfitta? A causa dell'intervento della Francia in favore dei protestanti. La Francia, che era diventata, che era sempre stata e si era confermata con la conversione di Enrico IV, un paese cattolico. Eppure già Enrico IV, quando muore assassinato per la mano di Ravaillac, fu assassinato perché aveva deciso di intervenire in Germania nella guerra del principato di Kleve e Jülich, mi sembra, in favore dei protestanti. E la guerra dei Trent'anni, di cui non ho potuto parlare prima e dovrò fare solo un accenno adesso, e viene diviso in quattro fasi. La prima fase, che è importantissima per la storia delle idee, ne parlerò, fu contro il sedicente re di Boemia, Federico V del Palatinato, personaggio importantissimo, capitale, vi dirò perché se ho tempo e devo trovarlo. Ebbene, fu una disfatta totale dei protestanti. Allora intervenne in favore della causa dei protestanti uno straniero, il re di Danimarca. Seconda guerra, sconfitta totale dei protestanti. E allora com'è che dopo due batoste i protestanti diventeranno praticamente dei vincitori, a parità ma vincitori? Per l'intervento della Svezia, ma soprattutto per l'intervento della Francia, anche perché la Svezia interverrà sicura dell'appoggio francese. Così pure nella guerra degli 80 anni la causa cattolica nei Paesi Bassi fu persa a causa dell'intervento della Francia. Tutti si ricordano la famosa battaglia di Rocroi, quando il Condé dormì saporitamente prima della battaglia e poi trionfò dei Tercios spagnoli. Ebbene, anche lì la vittoria contro la Spagna in quella fase della guerra provocò l'estenuamento della Francia anche nei Paesi Bassi, la perdita dell'Olanda, prima repubblica protestante creata nel 600. Quindi l'intervento della Francia in favore del protestantesimo. E questa che cos'è se non una conseguenza della cosiddetta conversione di Enrico IV? Enrico IV poté diventare da capobanda dei protestanti a re di Francia solo perché si convertì al cattolicesimo. Ma la conversione, ripeto, che sia stata sincera o insincera, o inizialmente insincera e poi sincera, Dio lo sa e Dio ne giudicherà. Quando fu assolto a Roma, non personalmente, c'erano i suoi legati, dalla scomunica, il Papa disse ai suoi legati: ho fatto entrare il vostro re nella chiesa militante, che egli si comporti in modo tale da meritare di entrare nella chiesa trionfante. E di questo si può fortemente dubitare. Allora, certamente come uomo politico, e un re che cos'è se non un uomo politico nel senso migliore del termine e in primo luogo, ebbene si comportò non da sovrano cattolico, ma sostanzialmente da capofila del protestantesimo internazionale. Il partito della Lega, il partito cattolico della Lega, che fu sul punto di eleggere un re cattolico, veramente cattolico, infrangendo la cosiddetta legge salica, facendo quindi, mettendo al primo posto davanti alla semplice ereditarietà l'importanza che il re fosse veramente cattolico e quindi al servizio di Cristo e della Chiesa, e questo partito cattolico della Lega, di cui parleremo, voleva invece una politica francese completamente diversa. Una Francia che non badasse solamente tanto all'interesse dinastico combattendo gli altri sovrani cattolici, ma una Francia che col ruolo che aveva avuto nel passato fosse veramente l'arma della Chiesa per combattere il protestantesimo e il mondo moderno, le eresie moderne. Quindi se il sovrano voluto dalla Lega, che purtroppo non uscì perché
Enrico di Navarra sconvolse tutte le carte, non vincendo solo con le armi, ma soprattutto con una conversione simulata o sincera, che dir si voglia. Ma ho trovato una testimonianza dei consiglieri protestanti di Enrico IV che dicevano: sire, si faccia cattolico. Tutti gli dicevano: si faccia cattolico. Perché? Perché capivano bene che era l'unico modo di giungere alla vittoria, non con la sincerità, ma con il gatto. Se quindi il Partito Cattolico della Lega avesse trionfato, ecco che avremmo avuto un mondo probabilmente diverso di quello che conosciamo adesso, e non saremmo arrivati al punto in cui siamo. Abbiamo parlato, ma purtroppo a vol d'oiseau, a tutta velocità e purtroppo sacrificando cose molto importanti, delle battaglie, cioè dell'aspetto militare, pur non descrivendo nessuna battaglia di quelle che ci sono state nella prima conferenza. Ma le guerre di religione non sono stati solo scontri d'armi, ma anche battaglie delle idee. La Chiesa Cattolica ha la sua idea di cristianità e di regalità di Cristo. Allora noi vediamo che il terreno dello scontro delle guerre di religione si è combattuto non solo sui campi di battaglia, ma con le idee, con la preghiera, evidentemente, e con le idee. Fu una battaglia delle idee. I protestanti elaborarono una loro dottrina dei rapporti Stato-Chiesa, dalle chiese di Stato, da un lato, per cui il re è il capo della Chiesa, fino all'altro, i monarcomani, che invece teorizzavano l'uccisione del re. Sembrano degli opposti, ma naturalmente tutto dipende da chi è il re. Se il re è protestante e il capo della Chiesa, se il re è cattolico deve essere ucciso, evidentemente. E soprattutto nel protestantesimo c'è questi due partiti di chi, come Calvino, è contro la libertà di coscienza, di culto e di religione, e chi invece, di cui abbiamo parlato l'anno scorso, soprattutto i socinianiani, gli unitariani, gli antitrinitari, che sono invece i paladini della libertà di coscienza, di culto e di religione. Ma abbiamo un altro fattore importante di due partiti. In campo cattolico, quello di cui vi ho parlato, la Lega Cattolica o la Santa Unione. Purtroppo anche qui non mi potrò trattenere, ma meriterebbe veramente un fenomeno che merita di essere studiato, poiché i cattolici francesi, c'era una Lega Cattolica anche nell'impero guidata dal Duca di Baviera Massimiliano I, ma i cattolici francesi in particolar modo elaborarono tutto un pensiero religioso, politico, della più grande importanza e del più grande interesse. Naturalmente il punto di partenza era la legge di cattolicità, cioè il capo di uno Stato cattolico, cristiano, non può essere che cattolico. Ma non si limitavano a questo punto. Essere cattolico voleva dire negare l'idea della libertà di religione e di culto per gli eretici. Ci deve essere una sola Chiesa, la Chiesa vera, una sola fede, la fede vera, nello Stato. Questo naturalmente li portava anche a combattere quello che era molto radicato in Francia, ma sotto altri nomi anche negli altri paesi, cioè il gallicanesimo. Il gallicanesimo era la versione del cattolicesimo che c'era in Francia, che soprattutto a partire dal grande scisma, ma anche prima, metteva praticamente questi privilegi e libertà della Chiesa gallicana, che aveva tra i suoi dogmi che il Papa non era infallibile, che il Papa era inferiore a un concilio generale, e che il re di Francia non aveva superiori sulle questioni temporali in terra, per cui era sottomesso direttamente solo a Dio. Il Papa non aveva il diritto di deporre i principi, neanche se questi diventavano traditori alla fede. Al che a un certo punto si pose questo problema, che non è che me lo invento, fu discusso nel Parlamento in Francia dopo le guerre di religione. Cioè, se un re, per esempio, diventasse maomettano o ariano, negatore della divinità di Cristo, non solo, se volesse imporre l'arianesimo o l'islamismo ai suoi sudditi, sarebbe ancora re? I gallicani dicevano di sì. Privilegiavano l'autorità secolare, laica, ormai svincolata dalla religione, sulla fede.
I cattolici dicevano non solo se maomettano o se ariano, ma addirittura se eretico, e non solo la sua eresia, ma anche solo la rende lecita, già non è più re, come d'altronde era proclamato nella consacrazione del re, dove gli si impegnava a debellare e a combattere tutte le eresie. Non solo la Lega aveva questa dottrina, ma aveva una dottrina che si opponeva a quella che poi è stata chiamata la monarchia assoluta. Non nel senso che erano favorevoli alla democrazia moderna, no, ma nel senso che volevano tornare all'ideale monarchico tradizionale, dove cioè si riconoscevano sopra il re l'autorità della Chiesa e di Dio, sotto il re anche i privilegi, le franchigie, le libertà dei cosiddetti corpi intermedi, le corporazioni, i mestieri, gli stati generali, le libertà e i privilegi delle città e delle regioni. E proprio perché essi vedevano come questo sovrano, che poteva far decidere anche di imporre, di andare contro i principi più essenziali della fede, non doveva avere un potere tale svincolato da quello che era la giustizia, e quindi erano favorevoli agli stati generali. E per lo stesso motivo, pur dicendo che la monarchia più saldamente si trasmetteva per via di ereditarietà e non mettevano in dubbio l'ereditarietà, tant'è vero che il re della Lega, finché visse, morì in carcere, imprigionato dal nipote Enrico di Navarra. Enrico IV fu il cardinale di Borbone, Carlo X, perché era il parente più vicino del re morto. Ma nonostante questo dicevano, se si estingue la famiglia regale nei soggetti che possono avere il potere perché rispettano il patto, il giuramento fatto con Dio e anche l'alleanza fatta col popolo, e quindi che rispettano i principi della fede, bene, in caso di estinzione di questo potere non si deve cercare un parente lontanissimo eretico, ma gli stati generali, cioè la nobiltà, il clero e il popolo, può e deve eleggere un re che corrisponda ai principi cattolici. D'altronde monarchie elettive erano anche le più tradizionali del Medioevo, sia il papato che l'impero. E in Francia invece era considerata una specie di eresia, per cui si pensava a eleggere al trono la figlia di Filippo II, Clara Isabella Eugenia, che fu una sovrana perfetta nei Paesi Bassi, e fu ammirevolmente cristiana, tant'è vero che rimasta vedova si fece Clarissa, suora, ma anche come governante fu una governante ottima anche nei commerci, nelle arti eccetera eccetera a Bruxelles, e quindi loro volevano eleggere lei o qualcun altro. Purtroppo questa esitazione sul principio elettivo tra quei membri della Lega più legati al Parlamento, che si aspettavano solo una conversione di Enrico IV per riconoscerlo come re, e gli altri più popolari, che invece mettevano la fede davanti a ogni cosa e che erano favorevoli quindi o all'elezione di un Guigia o all'elezione di Clara Isabella o del matrimonio tra i due, ebbene, tutto questo portò, con la conversione simulata, penso, o vera, Dio lo sa, di Enrico IV al fallimento proprio nel momento in cui avrebbero potuto vincere. Quindi anche il pensiero della Lega Cattolica, a cui non posso trattenermi ulteriormente, e che perdurò come pensiero e partito politico in maniera molto diminuita, ma in pochino, nel partito detto dei devoti, sotto la reggenza di Maria dei Medici, la vedova di Enrico IV, e che per un certo tempo tenne la Spagna in posizioni cattoliche, quindi non aiutò il protestantesimo internazionale, fino a che Richelieu, un cardinale ahimè, non riportò la Francia sulla strada dell'antica di aiutare il turco e di aiutare gli eretici. Ebbene, questo partito cattolico merita di essere approfondito e studiato. Noi militanti cattolici di oggi Non dobbiamo ignorare, come l'abbiamo fatto in altri convegni con Sodalizio Umpiano eccetera, non dobbiamo ignorare i militanti cattolici di ieri, perché ci daranno anche ottime idee per quello che deve essere una militanza cattolica. Ma il tema di oggi era illuministi, umanisti, illuministi, il loro pensiero come nasce dalle guerre di religione.
Ebbene, uno degli autori più importanti della Lega Cattolica, il sacerdote parigino Jean Boucher, di cui c'è un libro molto bello, ma edito solo in francese, Jean Boucher, Théologien de la Ligue Parisienne, Chantre de la Croisade, quindi teologo della Lega parigina e cantore della crociata, perché dopo che morì in esilio, dopo che fu cacciato in esilio da Enrico IV, si rifugiò nei Paesi Bassi spagnoli. Il resto della sua vita lo spese per cercare di suscitare una crociata che mettesse d'accordo i principi cristiani, impero, Francia e Spagna contro i turchi. Ebbene, questo Jean Boucher negava totalmente il gallicanesimo ed era veramente un esponente di spicco del pensiero dei cattolici ligueur, come si dice. E lui scrisse che il protestantesimo già allora, siamo nel 600, anzi tra il 500 e il 600, visse quasi 100 anni, 1549-1646, il protestantesimo aveva come esito l'ateismo e, all'opposto ma mica tanto, l'occultismo e la magia. E uno dice: ma non è possibile. E invece sì, ai tempi stessi di Lutero, lui cita dei calvinisti diventati dichiaratamente atei, i sociniani, di cui parlai l'anno scorso, unitariani, negatori della Trinità, erano di già dei razionalisti e daranno il via a tutto quel mondo che poi sfocerà, come vi ho spiegato, nella massoneria dell'inizio del Settecento. E quindi vediamo come, e vedremo adesso, il contatto tra i pensatori ai tempi delle guerre di religione e Voltaire e gli illuministi del Settecento, è un contatto strettissimo, una discendenza diretta, per cui vedeva Boucher di già nel protestantesimo la strada che portava verso l'ateismo totale più radicale, e aveva ragione, ma anche l'occultismo. E allora qui vi voglio segnalare, prima di parlare dei personaggi più celebri, Erasmo, Michel de l'Hôpital, Castillon, Montaigne, Baudin, De Thou, Giordano Bruno, meno ne parleremo, Voltaire soprattutto, e l'Enciclopedia, sono questi gli autori su cui mi sono preparato. Vorrei parlarvi di un libro non buono, perché l'autrice è una studiosa serissima, ma chiaramente parteggia per le persone di cui parla, e si tratta di Francis Yates. E questo libro, che trovate da un'edizione che puzza di esoterico, Mimesis, si intitola L'illuminismo dei Rosacroce. È un libro di fondamentale importanza. Cosa c'entrano i Rosacroce con le guerre di religione? C'entrano al 100%, perché, come questa autrice spiega molto bene, i manifesti dei Rosacroce sono due manifesti che furono pubblicati anonimi, anzi quello che attirò la curiosità e l'interesse della gente, che erano questa confraternita di saggi, alchimisti e scienziati e religiosi invisibili che si trovavano ovunque ma che nessuno vedeva. Cartesio, durante le guerre di religione, andò in Boemia per cercarli e ovviamente non li trovò. Ebbene, questi Rosacroce, che nel 1614 e nel 1615 scrissero prima un manifesto, si chiamava La Fama, e il secondo la Confessio, per la verità il titolo è molto più lungo e trovate uno dei testi qui, e poi nel 1616 un altro libro che invece sappiamo l'autore, il pastore luterano del Württemberg, Johannes Valentin André, che se voi vedete i libri di Tommaso Campanella furono curati da uno scrittore che li dedica a André. Ebbene, questo libro del 1616, che fa seguito ai due manifesti anonimi, si intitola Le nozze chimiche di Christian Rosenkraut. È il famoso libro, sono i tre testi che fanno nascere, diciamo, il mito di questi misteriosi Rosacroce.
L'autrice mostra come il pensiero misterioso dei Rosacroce porterà a un pensiero che dall'interesse per l'alchimia passerà all'interesse per le scienze, ma sempre legato con l'occultismo, soprattutto nel circolo inglese, questa volta della Royal Society di Newton, per esempio, che sono gli ambienti in cui nasce storicamente la massoneria del 1717, ma anche quella più antica, già che uno di coloro che partecipò alla fondazione della Royal Society, che è il famoso Elia, l'inglese non so pronunciarlo bene, Ashmole, che è uno dei primi accertati, iniziati massoni, mi sembra nel 1646, quindi ben prima della fondazione ufficiale della massoneria, si richiamava, ecco, Elia Ashmole, 1617-1692, massone iniziato nel 1646, come scrive nei suoi diari, è uno dei fondatori della Royal Society, quella di Newton e compagnia bella. Ebbene, questo personaggio era dichiaratamente, oltre che alchimista, un cultore dei Rosacroce. Ma i Rosacroce in che momento nascono? I Rosacroce nascono in un momento molto particolare, quello dell'inizio della guerra dei Trent'anni. I Rosacroce erano i consiglieri spirituali, potremmo dire così, in tutto un ambiente che è in Germania, ma che veniva dall'Inghilterra. E veniva dall'Inghilterra con un personaggio che si chiama John Dee, un negromante, evocatore di morti e di spiriti, di angeli demoniaci, sostanzialmente, dell'Inghilterra elisabettiana. Questo John Dee, assieme al suo collega, mago pure lui, negromante pure lui, Edward Kelley, si recarono in Boemia alla corte dell'imperatore Asburgo, questa volta, alchimista Rodolfo II, che viveva a Praga, e lì misero praticamente un ambiente di corruzione esoterica, magica, occultistica e demoniaca, che poi ispirò l'elettore del Palatinato. L'elettore del Palatinato è Federico V. Federico V, la famiglia era quella dei Wittelbach, che erano cattolici, ma lui invece l'elettore, cioè chi poteva votare per l'elezione dell'imperatore, era uno degli elettori che votava per l'imperatore, ed era un calvinista. E questo Federico V era figlio di Federico IV, che aveva fondato la Lega Evangelica. Anche in Germania c'era un partito protestante e un partito cattolico. Quello cattolico, la Lega Cattolica, come vi ho detto, era di Massimiliano di Baviera, la stessa casata di questi del Palatinato, e invece la Lega Protestante e Evangelica era diretta dagli elettori del Palatinato, che andarono in guerra in Francia assieme a Enrico di Navarra a combattere contro la Lega. Ebbene, l'ispiratore di questo Federico V era il principe Christian von Anhalt, che andò in Francia anche lui e combatté al fianco di Enrico di Navarra, e che era uno dei più grandi maghi e esoteristi di Germania, anche loro protestanti, ma in realtà non erano protestanti, o meglio, il protestantesimo loro era il confluire di quell'umanismo ermetista del Rinascimento, che è il, diciamo, il mare di pensiero della massoneria colta e allora dei grandi autori del Quattrocento: l'ermetismo, il neoplatonismo, la Kabbalah, il pensiero ebraico della Kabbalah. Tutte queste idee confluivano in un interesse per le scienze dominate dall'alchimia, questi personaggi, e si univano politicamente a un'azione politica protestante e ferocemente anticattolica, ma ecumenica tra i protestanti. Ora, tutti questi personaggi che si ritrovano nel canone della messa gnostica di Crowley,
John Dee, Edward Kelley, Robert Flood, Valentin Giovanni, Giovanni Valentin André e persino Rosenkraut, che è mitico, non è mai esistito, Paracelso, che era di prima evidentemente, Eshmol, eccetera eccetera, Michael Mayer, sono tutti pensieri, tutti pensatori che si sono ispirati al pensiero di Rosa Croce. Ebbene, Croce sapeva bene gli antenati del suo pensiero, siamo noi che non conosciamo i nostri, i loro. Noi non ci ricordiamo delle buone idee di chi ci ha preceduto, invece loro conoscono benissimo i loro eroi. Bene, questo mondo si appoggiò su Federico V. Perché? Perché oltre a essere il capo della Lega Evangelica, oltre che essere lui stesso un appassionato di ermetismo, di occultismo, di alchimia e di magia, oltre che essere un calvinista convinto, aveva sposato la figlia del re d'Inghilterra. Elisabetta del Palatinato, Elisabetta Stuart, figlia di Giacomo I e quindi figlia del re d'Inghilterra. Ora, naturalmente si sperava che l'Inghilterra di Giacomo I avrebbe sostenuto militarmente l'avventura di questo capo dei protestanti, che accettò la corona boema che gli era stata offerta dai nobili boemi ussiti, eretici, che con la defenestrazione di Praga, buttando giù dal palazzo, dalle finestre del palazzo i rappresentanti dei cattolici, avevano aperto le guerre di religione, con una ribellione, come al solito, ribellione e tradimento. E i circoli inglesi evidentemente non perdonarono mai a Giacomo I di aver esitato e non essere sceso apertamente in campo in favore della figlia. Ora, vedete, il pensiero dei Rosa Croce, che darà via tramite un Eshmol che si rifà esplicitamente ai Rosa Croce e che è già massone, darà via alla massoneria che noi conosciamo, questo modo di pensare, questo ambiente che possiamo veramente chiamare diabolico, perché esplicitamente questi qui evocavano i demoni, bene, tutti questi pensatori, tutto questo pensiero fallì militarmente, perdendo la battaglia della Montagna Bianca, in cui le truppe cattoliche sconfissero in maniera decisiva quel protestante, il Palatinato fu annesso e Federico V si esiliò a L'Aia in Olanda, che era il centro di tutti gli eretici e anche dei marrani che scappavano come Spinoza dal Portogallo, dalla Spagna, e che portavano il loro razionalismo anticristiano, l'ateismo anticristiano tipico di quelle persone. E però rimase questo Ferdinando V e questo Federico V, che muore nel 1632, una bandiera, e soprattutto la figlia, cioè la moglie Elisabetta Stuart e la figlia Sofia. La corte di questi esuli sarà il centro di ralliement, di riunione di tutti i protestanti del mondo, potremmo dire, e anche di chi è interessato a queste cose, tra cui Cartesio, che dedica una delle sue opere proprio a loro. E la dinastia che attualmente regna in Inghilterra, in seguito alla rivoluzione, la gloriosa rivoluzione, gli olandesi cacciarono gli Stuart, che anche loro avevano le loro magagne e non erano certo del tutto raccomandabili, anzi, ma non ho tempo per parlarne, cacciarono gli Stuart, che erano diventati più o meno cattolici, dopodiché misero un principe olandese e subito dopo arrivarono gli Hannover. Ma perché Hannover? Perché era questa Sofia che sposò l'elettore di Hannover e divenne regina d'Inghilterra. Quindi questa dinastia di occultisti e protestanti, veramente capi estremisti del partito protestante, tant'è vero che i principi luterani non entrarono in guerra con Federico V perché lo ritenevano un rivoltoso ed un ribelle, ebbene, sono quelli che sono, poi hanno messo le mani sull'Inghilterra, e questo ce la dice lunga e ci sarebbe tanto da dire. Quindi abbiamo qui due partiti politici opposti, no? Quello cattolico da studiare e da approfondire, la Sainte Ligue o la Sainte Union, e poi un partito politico protestante, la Lega Evangelica, con l'appoggio occulto dei Rosa Croce da un'altra parte.
Ma poi abbiamo il pensiero, come abbiamo detto, il pensiero che dalle guerre di religione porta allo scetticismo religioso e alla laicità dello Stato e alla libertà religiosa. Allora, questo pensiero nasce dalle guerre di religione, su questo sono d'accordo tutti, cioè chi non la pensa come noi dice: le guerre di religione sono state uno scandalo immenso, cristiani che si massacravano gli uni con gli altri, e quindi questo ha fatto nascere l'ostilità per la religione, per il cristianesimo, e come vedremo nella terza delle conferenze, un'ostilità giustificata negli illuministi, e che noi dobbiamo riparare mostrando che il vero volto del cristianesimo non è quello intollerante delle guerre di religione, ma è quello invece ecumenico della religione moderna di oggi. Questo esame della storia noi non lo condividiamo per nulla, ma siamo sicuri, però siamo d'accordo solo su un punto, che le guerre di religione sono state prima di tutto la riforma protestante, poi le guerre di religione causate dai protestanti. Sarebbe come dire: una banda di ladri armati di coltelli e di pistole vi entra in casa, incominciano a picchiarvi, ammazzano magari vostra moglie sotto i vostri occhi, vi rubano tutto. A un certo punto il derubato si arrabbia, trova una pistola e spara uno dei ladri. Ecco, questo è una cosa scandalosa, e gli uomini si uccidono gli uni gli altri, non è giusto. E noi mettiamo sullo stesso piano l'aggredito e l'aggressore, chi è nella ragione e chi è nel torto, il delinquente e la persona onesta. Invece chi difende la propria vita, i propri beni, i propri cari, fa il suo dovere, e chi aggredisce, chi ruba, chi uccide è solamente gente da mettere in condizione di non nuocere. Questo è ovvio. Allora è la stessa cosa quella che è successa lì. Allora, però, non solo da un punto di vista pratico questi tagliagole protestanti hanno messo a ferro e fuoco l'Europa per quasi 100 anni, hanno distrutto la fede, ma bisogna vedere anche sul piano delle idee. Sul piano delle idee, questo terzo partito, oltre che alcuni protestanti, quelli più razionalisti, più anticristiani, di cui vi ho parlato l'anno scorso, e poi questo terzo partito, che in Francia è quello dei politiques, e hanno voluto approfittare, erano tante volte dei protestanti nascosti da cattolici, e hanno voluto approfittare per far nascere un pensiero che è essenzialmente non solo contro la Chiesa, ma è quello moderno, cioè della libertà di religione proposta di fatto contro la Chiesa Cattolica. Allora, questo pensiero già l'ho spiegato un pochino l'anno scorso, ci ritorno qui vedendo altri autori diversi in parte da quelli dell'anno scorso. Un primo che influì nel senso della tolleranza religiosa è il pensiero di Erasmo, che è quello che ha deposto le uova da cui è sbocciato Lutero, lo dice pure lui nel suo Enchiridion Militis Christiani 1515, dove vediamo di già tutto il disprezzo per il monachesimo, per la Chiesa, per le pratiche religiose cattoliche, e anche in questo suo spirito da Voltaire del XVI secolo, contro la cosiddetta intolleranza, cioè il fatto che si riconosca che la verità è una sola e che quindi tutta la società umana pubblica deve riconoscere l'unica verità. Tra i cattolici di questo terzo partito, quelli dei politiques, quelli che per spiegarci sostenevano il re, il quale invece di fare il suo dovere di re cattolico si barcamenava e quindi sopprimeva i capi dei protestanti o i capi dei cattolici a seconda di quello che riteneva egli essere il suo vantaggio, ma che poi di fatto con Enrico III si schierò chiaramente con Enrico di Navarra in favore dei protestanti. Ebbene, in questo partito che era cripto protestante troviamo, più come uomo politico che come pensatore, Michel de l'Hospital, morto nel 1573, cancelliere di Francia, cattolico di origine ebraica e con moglie e figlia protestanti. Grande amico, il protestante Duplessis Mornay, che era il più grande amico di Enrico IV fino al 1600, poi si bisticciarono, che è un grande ammiratore di Michel de l'Hospital, che è un propugnatore della libertà
religiosa, ma anche dell'omicidio dei re che non la pensano come lui. Erede del pensiero erasmiano e umanista, Michel de L'Hôpital, quello che San Pio V supplicava la regina Caterina dei Medici di mandarlo via, di cacciarlo, difese convintamente la libertà di coscienza dei sudditi francesi e la coesistenza pacifica delle due fedi, la calvinista e la cattolica, nello stesso paese. Ciò era necessario per lui per la pacificazione del paese, la prosperità e la stabilità della monarchia, che quindi contava più della fede. I riformati non sono dei ribelli di cattiva coscienza, ma dei sudditi fedeli convinti di seguire una dottrina buona. Vedete, ognuno pensa di essere nella ragione. Chi ci può dire chi ha ragione e chi no? Lo Stato deve lavorare alla riconciliazione a profitto degli uomini e della pubblica utilità. La convivenza delle due fedi era dettata dalla ragione di Stato. Non si tratta decostituenda religione, se decostituenda repubblica. E ci sono cives, qui non erano cristiani. Cioè non si tratta di stabilire la religione, ma la repubblica, cioè lo Stato. E i protestanti sono cittadini anche se non sono cattolici. Persino i non cristiani sono cittadini anche se non sono cattolici. Siamo nel 500. E nasce il pensiero moderno. È il pensiero moderno. Ed era politicamente di questo partito, non dei protestanti dichiarati, ma del partito dello Stato che si opponeva al partito cattolico, come in teoria quello protestante. Anche gli scomunicati, diceva, non cessano di essere cittadini, e si poneva questa domanda: tu dici che la tua religione è migliore, io difendo la mia, cosa è più ragionevole? Io seguo la tua opinione o tu la mia? Chi ne giudicherà? Quindi beh, ognuno si tiene la propria opinione. Ergo, la fede non è più una verità, non è più una certezza, è un'opinione che come tale non può avere nessuna valenza oggettiva e pubblica, ma solamente privata nell'interno della coscienza di ciascuno. Sébastien Castellion, di cui ho già parlato l'anno scorso, era un antitrinitario nato in Savoia, che però si ispira, malgrado il suo radicalismo protestante che giunge a negare la Trinità, ma d'altronde Boucher cita dei testi di Calvino e di Lutero contro la Trinità, come idea, dice non c'è nella scrittura, quindi è un'invenzione satanica, credo, simbolo di San Atanasio, lo chiamavano simbolo di Satanasio, eccetera, eccetera. Quindi la tendenza antitrinitaria, anche se Calvino ha poi bruciato gli antitrinitari, è insita nel protestantesimo, ma questo Castellion in politica era un laico moderato. Nel suo conseil alla France Désolée prende le mosse dalle guerre di religione, dagli editti di tolleranza fatti dai re Valois, per propugnare la scelta di lasciare le due religioni libere, Il rogo di Serveto, di cui abbiamo parlato l'anno scorso, convinse poi Castellion nel suo libro di Amici antitrinitari e tolleranti, Aconcio, Jacopo Aconcio, Celio II Curione, Mino Cessi, Cassiodoro de Reina come spagnolo, a teorizzare la libertà religiosa nel De Hereticis Ansit Persequendi, 1554. Non più solo tolleranza, ma diritto religioso e virtù sociale. Tra i politiques, oltre a de L'Hôpital, troviamo Montaigne, Baudin e de Thou. Michel de Montaigne è il più famoso e diciamo il più moderato tra questi pensatori, e la sua opera più nota sono gli Essai. Nel libro di Saverio Ricci, che è molto interessante, tutti i libri di Saverio Ricci, c'è la vita del cardinal Giulio Antonio Santori, che era praticamente il più importante personaggio del Sant'Ufficio, l'erede di San Pio V, e purtroppo mancò l'elezione a Papa quando fu eletto Clemente VIII, doveva essere eletto lui, gli depredarono di già la sua cella come si faceva perché è eletto Papa, e poi ha avuto il danno alla beffa. Bene, Saverio Ricci, editore Salerno, questo libro interessante, non quello su Santori, Inquisitori, Censori, Filosofi sullo scenario della Controriforma,
ci parla sia di Baudin sia di Montaigne, della messa all'indice di questi autori. Su Montaigne molto si discute, in quanto Pio XII, parlando di una nipote di Montaigne che diventò santa, disse che doveva il suo rimanere nella fede cattolica l'influenza dello zio, il quale effettivamente sempre disse che da buon conservatore voleva rimanere nella religione stabilita, quella dei suoi avi, non di tutti i suoi avi, perché la madre era di famiglia conversa, si chiamava Lup da Lopez, molto diffusi a Bordeaux, scappavano anche lì dalla Spagna. Fu sempre come tale nelle guerre di religione, partecipò a dei fatti d'armi contro gli Ugonotti nell'esercito del re, ma era del partito dei politiques, tant'è vero che i Ligueur lo vollero arrestare dopo la giornata delle barricate, la fuga del re da Parigi. I suoi essai non furono condannati in vita, ma solo nel 1676, molto dopo i calvinisti, che avevano anche loro un indice dei libri proibiti, cosa che pochi sanno, che lo misero all'indice nel 1602. Egli però, come politique, era favorevole a una pacificazione con i protestanti e alla possibilità della libertà di culto, nel suo De la liberté de conscience negli essai, fondata da un sostanziale scetticismo paganeggiante e epicureo, ostile alla teologia, alla scolastica, alle diatribe religiose e al devozionismo cattolico. Riconoscete il pensiero di Erasmo. E lo stesso Montaigne nei suoi essai cita positivamente Castiglione, già visto, e Rabelais, altro personaggio, frate sfratato, di pessima influenza, che non a caso Crowley riprenderà come uno dei suoi modelli nell'abbazia di Thelema, eccetera. Tra l'altro Montaigne parla positivamente di Giuliano l'Apostata nel suo saggio sulla libertà di coscienza. Non fu veramente apostata, perché è cristiano solo di facciata per ragioni di Stato, come Enrico IV. Egli favorì la libertà di culto, Giuliano, di tutte le sette cristiane per il bene e la pace dello Stato, indebolendole così tutte. E non era il programma dei Valois, e non era il programma dei politiques. Libertà a tutte le religioni vuol dire indebolimento di tutte le religioni, a solo vantaggio dello Stato. Molto peggio è Jean Baudin. Jean Baudin, che muore nel 1596, è famoso a più motivi. Egli fu giurista e si specializzò nella caccia alle streghe. E si pensa che la caccia alle streghe sono i cattolici, la caccia alle streghe è dei protestanti soprattutto, e anche dei laici, potremmo dire come Jean Baudin. Nella sua Démonomanie des sorciers, messo all'indice, è scritto nel 1580. Altri libri di Baudin furono messi all'indice, il Methodus ad facilem historiam cognitionem e soprattutto La République. La République fu un libro di politica scritto durante gli Stati Generali di Blois, quando appunto cattolici, non so se erano di Blois o di un altro, comunque durante gli Stati Generali, quando i cattolici della Ligue esprimevano le loro idee religiose e politiche, e quindi per una monarchia tradizionale, invece Baudin difese una monarchia del tutto assolutistica che doveva essere superiore alla religione, superiore alla Chiesa, superiore alla fede, in nome dell'autorità dello Stato. Politicamente Baudin, che era uno sfratato pure lui, era un monaco del Carmelo che si sfratò, era del partito di Francesco Ercole, duca d'Alençon, cioè quella rana e quel gobbo, quel nano che voleva sposare la regina Elisabetta, voleva fare le scarpe al suo fratello re per diventare lui, voleva diventare re nei Paesi Bassi, ma gliene incolse, non diventò mai re perché morì prima. E come pure parteggiò poi in seguito per Enrico IV dopo una dubbiosissima parentesi leghista, per cui vedete la gente cambia casacca anche nel passato. Ma il libro più interessante di Baudin è un libro che egli non pubblicò col suo nome, e si capisce facilmente perché. Si chiama Colloquium et Aplomeres.
E qui lo trovate tradotto, cioè pubblicato, guarda caso, da a Sefi, terziaria. Allora, che cos'è questo colloquio Etaplomanes? Non posso leggervelo tutto, evidentemente, perché è troppo lungo. Quindi, egli si immagina un colloquio tra personaggi, e quindi c'è il periodo in cui parla uno, parla l'altro, poi si discutono l'uno con l'altro, personaggi di religioni diverse. Questi personaggi di religioni diverse si incontrano in casa del cattolico, un po' come quelli di Assisi, i padroni di casa che accolgono sono i cattolici. Allora, il cattolico si chiama Coroneus, ma è un cattolico liberale, un po' come Baudin, cioè un cattolico tollerante, non è un cattolico intransigente. Poi c'è Salomone, l'ebreo. Costui rappresenta la saggezza, la sapienza, e convince tutti che la religione più antica, e quindi per forza la vera, è la sua. Questo Salomone ricorda molto il personaggio dei tre anelli, è l'ebreo che insegna la dottrina dei tre anelli al sultano e che quindi dimostra che tutte le religioni sono false, forse magari la sua, ma neanche. È il grande insegnante della Cabala e lo stesso Baudin, che era di origine ebraica pure lui, è stato sospettato e più che sospettato di giudaizzare. E se noi leggiamo alcune cose che scrive questo Baudin a proposito, per esempio ci sono delle invettive spaventose contro i re di Spagna, il re Ferdinando d'Aragona, mosso da iniquo zelo religioso, piuttosto da insaziabile brama di danaro, dopo aver scacciato i giudei e spogliato con la scusa della falsa conversione quelli che si erano fatti battezzare per paura di perdere i loro beni, costrinse i mori di Granata e di religione araba a rinnegare Maometto. Tuttavia egli non poté finché non ebbe obbligato a battezzarsi, eccetera, eccetera, il capo dei mori che aveva imprigionato e torturato a lungo. Quindi lui dimostra un'ostilità totale per questo re e per quello che significa e che rappresenta. Egli dà in questo libro continue citazioni degli scritti e soprattutto della cabala ebraica che lui mischia col neoplatonismo, d'altronde le somiglianze sono impressionanti. Abbiamo un terzo personaggio che è Toralba. Toralba è il filosofo naturalista. Naturalista che naturalmente mette in crisi le verità di fede, praticamente tutte le verità di fede. E quindi in questi dialoghi è quello che attacca le varie religioni, seppur in maniera molto discreta. C'è il luterano Federico, che è molto portato anche per le cose più occulte. C'è il calvinista Curtius, mi spiace per i Curzio che possiamo conoscere, è il rappresentante dei calvinisti che esprime tutta la simpatia del calvinismo per il calvinismo. Poi c'è Senamus che è lo scettico. Lo scettico che poi alla fin fine, quindi c'è il naturalista e lo scettico più o meno siamo lì, è che quello che praticamente critica tutte le religioni. E poi abbiamo l'islamico Octavius, che è un cristiano convertito all'islamismo. Allora, il libro serve a Baudin, che si riconosce in fondo in tutti questi personaggi, che sono una sfaccettatura della sua personalità. Quando fa parlare uno dei personaggi, espone le critiche agli altri. E quindi c'è la critica verso il cristianesimo, la critica verso il cattolicesimo, sono i protestanti che parlano, la vista e critica verso il cristianesimo, l'ebreo, il musulmano, il razionalista, il naturalista, eccetera, eccetera. E gli avversari rispondono timidamente o per nulla. In questo modo, attribuendo ad altri, ai personaggi della storia, gli argomenti che Baudin esprime, egli può liberamente demolire il cristianesimo stesso. Come finisce il libro? Finisce che tutti quanti a tavola cantano assieme O quod bonum educundum, o come bello, come giocondo, che assieme congiunti stiano i fratelli. Il luterano, l'ebreo, il calvinista, il cattolico, l'ateo, sono tutti a tavola come fratelli che si riconoscono in un sentimento comune. Ci dà delle idee per vedere in questo libro gli antenati di qualcuno che conosciamo dei nostri tempi. Ora,
Notiamo che Baudin era un personaggio politico, un uomo politico al servizio dello Stato, di primo piano nelle guerre di religione. Di primo piano. Ostilissimo alla famigerata Saint-Union o Lega Cattolica, che la vittoria del Navarra getterà nel discredito più orribile. Mentre la Lega, quando poi i capi della Lega si arrendono, quelli di Parigi, i popolari, scappano esiliati, ma non si arrendono. I nobili, tranne Aumale, che morirà in esilio, Mercœur l'ultimo morirà andando con l'impero a combattere i turchi, ma gli altri si fanno dare delle prebende e si riappacificano tutti. Quindi in un certo senso la Lega alla fine finisce accettata, perché in fondo hanno vinto, in quanto il re Enrico è costretto a diventare cattolico, ma in realtà hanno perso sul piano del pensiero, perché il nuovo re e vede nei Ligueur il nemico numero uno, non più nelle armi ma nel pensiero, e quindi vieta persino che i libri restino. Un prete verrà ucciso solo perché ha tenuto degli scritti di anni prima in cui sosteneva le tesi della Lega, e allora questo era inaccettabile. E quindi in tutto il pensiero francese e europeo successivo la Ligue è visto come un branco di criminali, come vedremo con Voltaire. Un altro personaggio è Jacques-Auguste de Thou. Anche lui incominciò la carriera ecclesiastica per vantaggi personali e poi l'abbandonò per diventare magistrato e presidente del Parlamento di Parigi, uomo politico e soprattutto storico. E infatti la sua storia, dell'importanza della storia, la sua storia, Storia dei miei tempi, diventerà la fonte di tutti gli storici successivi. E siccome lui era parte in causa, perché cattolico di facciata, politicamente era però un nemico acerrimo della Ligue, prima simpatizzava con il re Enrico III, lo seguì a Tours dopo la giornata delle barricate, poi fu con Enrico IV, partecipò alla conferenza di Suresnes nel 1593 in cui la Bonne Ligue, la Lega Buona, cioè moderata, fece gli accordi con Enrico IV, convertito o in via di conversione, e quindi sbaraccò tutto. Ebbene, c'era anche lui. Ebbene, di questa sua storia sui temporis, messa all'indice nel 1609, ha fatto un gravissimo danno alla Chiesa. Perché? Perché evidentemente dà, come persona, testimone dei fatti, una visione completamente di parte, ma praticamente l'unica, a cui attingono tutti, che rappresenta ancora una volta il partito cattolico come cattivo e naturalmente quello protestante, soprattutto quello politico, come buono. E anche lui naturalmente impone l'idea della tolleranza, il ferro, le fiamme, l'esilio, le proscrizioni sono più capaci di irritare che di guarire un male, che avendo la sua origine nello spirito non può essere placato mediante rimedi che agiscono sul corpo, e dà come modello la Chiesa antica, cioè pre-costantiniana. In pratica a queste persone piace la Chiesa quando è perseguitata e senza potere, e invece gli dispiace quando ha dalla sua parte la forza e l'autorità. Come mai? Di Paolo Sarpi, chiamato un montegno con il cappuccio, così Ricci il cappuccio di frate, anche lui è debitore nel suo pensiero di Montaigne, di Baudin, dei politici e dei gallicani e dei diplomatici francesi, come ne scrive a lungo Ricci nel suo libro. Quando Giordano Bruno, il cui pensiero era influenzò molto e legato a quello dei Rosacroce, che presero da lui perché lui è morto nel 1600, non tutti sanno che nello suo spaccio della bestia trionfante, 1584, è un entusiasta di Enrico III. Enrico III è quel re che nessuno stimava perché era in balia di tutti e che fece assassinare a tradimento Enrico di Guisa e il cardinale di Guisa. Naturalmente dopo la generazione successiva che si ispira a loro e li conoscerà bene, Spinoza, Bale e compagnia, Locke, Hobbes,
giungono appunto ai famosi trattati della tolleranza, per i cattolici no, ma per tutti gli altri sì, ma ispirandosi chiaramente a quella generazione precedente. Ma siccome il tempo è breve, arriviamo a Voltaire. Voltaire, passiamo dagli umanisti e dal partito politique, passiamo agli illuministi. Prima di Voltaire possiamo dire che nell'enciclopedia, sono andato a vedere per curiosità, la voce Ligue, la Lega, fu affidata a Louis de Jaucourt. Illuminista, ovvio, se scriveva sull'enciclopedia, ma soprattutto protestante. Quindi la voce sulla Ligue è data a un protestante. E vediamo quindi la grande simpatia degli illuministi per i protestanti. C'è un legame strettissimo. L'anglomania di Voltaire è un filo protestantesimo di Voltaire, anche se nel suo libro, io ho letto il volume 1 di Ses œuvres complètes, dove c'è il libro di cui vi parlo. Voltaire scrive, nato francese e cattolico, voglio e sono e resto della religione cattolica e rispetto i suoi capi e le sue autorità, e non ho scritto una sola riga che io sappia contro la religione cattolica, che nella penna di Voltaire è molto sarcastica, per la verità. Erano anche le precauzioni che dovevano utilizzare in uno stato, in un regno che ancora era cattolico. Ebbene, questo Voltaire qui, che a tutti noto, inutile che vi parli di lui, la prima opera, o la prima opera famosa di Voltaire, si chiama L'Henriade. L'Henriade. Perché? E il titolo è venuto dopo, ci sono state varie edizioni. All'inizio si chiamava La Ligue, cioè era la storia della Lega Cattolica, scritta da Voltaire. E poi lo chiamò Henri IV e poi L'Henriade. È uno scritto in versi, un poema, 10 cantiche, scritto verso il 1617, con edizione olandese nel 1722, e nel 23 si chiamava La Ligue ou Henri le Grand a Rouen, cioè Rouen è il posto dove fu stampato col nome falso di Ginevra. La Lega o Enrico il Grande, e poi fu stampato nel 1728 a Londra, dedicato alla regina inglese, naturalmente. Ebbene, nell'Henriade Voltaire parla delle guerre di religione. Tutto il poema è sulle guerre di religione, e particolarmente sull'assedio di Parigi. Assedio di Parigi, come ha detto, 6 mesi in cui i parigini tutti resistettero a Enrico di Navarra, un assedio spaventoso, dice, in tutto simile a quello che accadde ai suoi tempi a Gerusalemme, e non cedette. Alla fine hanno vinto loro, perché Enrico di Navarra ha dovuto scappare con la coda fra le gambe all'arrivo del duca di Mayenne, il fratello di Enrica di Guiso, che era stato ucciso, e di Alessandro Farnese, che era generale spagnolo nei Paesi Bassi, che si è riusciti a convincere a intervenire per salvare Parigi. A Parigi il governatore, al posto di Mayenne, che era il luogotenente del regno in assenza del re, cattolico, era un Savoia Nemours, che era fratellastro, perché Anna d'Este, qui di Modena, anzi di Ferrara per la verità, Anna d'Este aveva sposato prima Francesco di Guisa, rimasta vedova, aveva sposato il duca di Nemours, che era un Savoia, e il figlio del governatore. Avete l'unico libro in vendita che è su questo tema, della nostra Elena Bianchini Braglia, Anna e lo sfregiato, Anna e Anna d'Este. Gli sfregiati erano tutti e due, sia il marito che il figlio, erano balafré tutti e due, e quindi un bel libro che vi consiglio. Tra l'altro questa Anna d'Este era un carattere che faceva paura a tutti, sia lui che la sua figlia, la contessa di Montpensier, che era terribile pure lei, ed era la più feroce di tutta la Lega, era la più terribile. Vabbè, Voltaire scrisse questo poema, Henriade, dove la sua idea è interessante. Voltaire si è sempre servito della leggenda nera contro l'Inquisizione, specialmente spagnola ma anche romana, da un lato, e dall'ammirazione e l'esaltazione per l'Inghilterra e i Paesi Bassi dall'altro. E qui riconoscete già gli schieramenti delle guerre di religione.
Voltaire ha questa idea: inquisizione e fanatismo e intolleranza uguale quel cristianesimo e quella chiesa infame che bisogna écraser. E dall'altra parte parla di una religione pura, mite e tollerante, che però è quella deista e razionalista dei socinianiani antitrinitari, potremmo dire quella della massoneria. È quella moderna, è la religione d'oggi, la nuova religione d'oggi. L'eroe che esalta Voltaire è Enrico IV, non è un caso. Ma come? Questo Enrico IV da protestante diventa cattolico, anzi così tanto che è diventato cattolico due volte, quindi è un bicattolico, è nato cattolico, è diventato protestante, si è rifatto cattolico, è tornato protestante e poi è di nuovo diventato cattolico. Cosa volete di più? Ebbene, e com'è che Voltaire ammira così tanto Enrico IV? E adesso cerchiamo di capire. Il nemico di questo eroe, che è così eroe che lo mostra persino apparire dal cielo, scendere su un carro dal cielo, oppure parlare con San Luigi in cielo, è un eroe quindi come una divinità che scende dal cielo, e il nemico che combatte Enrico viene personificato nella discordia, che è lo spirito sedizioso della Ligue, della Lega, viene personificato nella politica, che è la corte di Roma, la corte del Papa, una corte temporale che trama contro la Francia, e nel fanatismo. Allora il fanatismo è il diavolo, è una divinità infernale che è nient'altro che la religione dei cattolici in realtà. E poi i due odi sono le corti straniere di Madrid e di Roma e il partito della Lega, ma straniera per lui non è la regina Elisabetta, già che l'Henriade incomincia con Enrico che si reca da Elisabetta e, trovando compassione e accoglienza in questa grande dama, gli racconta le sventure della Francia, come se Elisabetta non avesse impiccato e sventrato un mucchio di persone, come se non fosse stata una nemica storica della Francia e non fosse stata una straniera che ha veramente invaso la Francia. No, allora lì non c'è più una corte straniera. Ora vi leggerò solo qualche canto che vi esprimono, non qualche canto, qualche estratto, che vi esprimono un po' l'idea. Nel canto quinto, la discordia, quindi lo spirito di sedizione della Lega, evoca dall'inferno il demone del fanatismo. Il vient le fanatisme et son horrible nom enfant de nature de la religion. Armé pour la défendre, il cherche à la détruire et reçu dans son sein l'embrasse et la déchire. Il fanatismo è il figlio snaturato della religione. Si arma per difenderla, ma in realtà la distrugge, ed è nel seno della religione soffocandola e straziandola. Quindi, se noi concepiamo la religione e il cattolicesimo in maniera fanatica, cioè per lui intollerante, negante la libertà di religione, bene, questo fanatismo è diabolico, è nemico della religione. Quando parleremo dei discorsi di Bergoglio nella terza conferenza, è la stessa cosa quella che lui dice in altri termini, non parla in poesia ma in prosa. Il fanatismo in Voltaire spinge ai sacrifici umani, allora fa tutta la storia delle religioni, a Moloch leur Dieu, e quando nella Bibbia leggiamo che venivano offerti i bambini bruciati a Moloch, la divinità, è il fanatismo questo Dio. Ma anche gli ebrei dell'Antico Testamento, Jeftè, eccetera, offrono i sacrifici a questa divinità infera. I pagani pure, e i cristiani anche. Ecco dove vuole arrivare, perché lui dei pagani di Moloch non gliene importa niente, ma dei cristiani sì. Dio di Capitol, il crieo païen, frappé, exterminé, déchiré les chrétiens. Mais lorsque fils de Dieu, Rome enfin fut soumise, du Capitole en cendre passa dans l'Église. Et dans les cœurs chrétiens, inspirant les fureurs, de martyrs qu'ils étaient, les fit persécuteurs. Dans Londres, il a formé la secte turbulente qui, sur un roi trop faible, vit à mis sa main sanglante,
Dans Madrid, dans Lisbonne, il allume ses feux, ce bûcher solennel où les juifs malheureux sont tous les ans en pompe envoyés par des prêtres pour n'avoir point quitté la foi de leurs ancêtres. Toujours, il rêvait dans ses déguisements des ministres des cieux, les sacrés ornements, il rêvait. Mais il prit cette fois dans la nuit éternelle pour des crimes nouveaux, une forme nouvelle. Cioè, per i non francofoni, dall'alto del Campidoglio gridava il fanatismo ai pagani: colpite, sterminate, decire, fate a pezzi i cristiani. Ma quando Roma fu infine sottomessa al figlio di Dio, dal Campidoglio in cenere il fanatismo passò nella Chiesa. E nei cuori cretierni, e ispirando nei cuori cristiani i furori, da martiri che erano, li fece persecutori. Il cristianesimo è diventato persecutore diabolico come il paganesimo. Devo finire? Tre minuti. Dopo che parla dell'assassinio di Carlo I a Londra, e lui non sa che le sue opere, lo sa, porteranno all'assassinio di Luigi XVI in Francia, dice: a Madrid, a Lisbona, il fanatismo accende quei fuochi, quei roghi solenni in cui giudei sventurati sono tutti gli anni in gran pompa condotti dai preti nei roghi per non aver abbandonato la fede dei loro avi. Il fanatismo si riveste di questi camuffamenti dei ministri del cielo, prendendo i suoi sacri ornamenti, ma questa volta nella Lega, prese in questa notte eterna per dei nuovi crimini una nuova forma. E allora c'è una scena granghignolesca, veramente orribile, eccetera, eccetera, in cui i leghisti, i cattolici, coi preti, prendono un ebreo che qui diventa cattivo, e tra l'altro qui degli ebrei ne dice di tutti i colori, che è un mago, uno stregone, che fa un sacrificio voodoo, diremmo noi oggi, trafiggendo delle statue del re Enrico III e di Enrico di Navarra per ucciderli con un rito diabolico e infernale. Per esempio qua dice, non ve lo leggo in francese per non perdere tempo, una banda, una banda sugli occhi dell'errore acceca tutti gli occhi. Allora, questa è un'altra scena che è interessante pure. Quindi in pratica c'è questa scena che poi viene interrotta dall'arrivo di Enrico di Navarra, di Enrico IV, su un carro celeste che sconfigge questi satanici. Nel canto sesto Voltaire anticipa i tempi degli stati generali tenuti dai cattolici per eleggere un re ai tempi dell'assedio di Parigi, in cui lui mette i fatti che racconta. E allora che cosa dice? Dice praticamente che durante questi stati generali i cattolici che colpa avevano? Il temps que l'Elysse rampe sous la tiara, è tempo che i gigli di Francia striscino davanti alla tiara, sotto la tiara del Papa. E con erige à Paris ce sanglant tribunal, ce monument affreux du pouvoir monacal. E che si stabilisca a Parigi quel tribunale sanglant, questo tribunale pieno di sangue, feroce, questo orribile monumento del potere monastico. Ecco. Quindi praticamente ecco che a Parigi, se i cattolici vincono, dei prêtres menteurs ancora più inumains, dei preti bugiardi ancora più disumani, che si vantano d'appeser par le sang des humains, che trovano il loro piacere nel bere il sangue umano, istituiranno il tribunale dell'Inquisizione. Ebbene, con Voltaire e con i successori di Voltaire non è il tribunale dell'Inquisizione che sarà eretto a Parigi, ma la ghigliottina e il terrore in nome di una divinità che non è Gesù Cristo ma la Dea Ragione, e fondamentalmente l'ateismo. Questo sostegno di Voltaire al protestantesimo e agli echi delle guerre di religione lo si trova anche nel più famoso Traité de la Tolérance.
perché il Traité della Toleranza, il trattato sulla tolleranza, dove si invoca appunto la libertà di coscienza, di culto, di religione, eccetera, che adesso viene propagandato da tutti i cattolici come il primo dei doveri e dei diritti dell'uomo e dei doveri religiosi, il Traité della Toleranza, Voltaire lo scrisse a causa di due fatti che avvennero l'anno prima, nel 1662, a Tolosa. Dopo la soppressione dell'editto di Nanta da parte di Luigi XIV, i protestanti non avevano più libertà di culto e fu arrestato per questo un pastore itinerante luterano, François Rochette. Tre fratelli Grenier, armi alla mano, mentre i protestanti si sollevavano in armi contro il re, cercarono di liberare il pastore Rochette e finirono tutti quanti condannati a morte. Poco dopo Jean Calas fu condannato a morte perché sospettato di aver ucciso il figlio che voleva da protestante diventare cattolico. Allora, a causa di questi due fatti, ecco che Voltaire scrisse il Trattato della Toleranza. Allora, con questo noi il pensiero illuminista è erede molto diretto del pensiero dei politiques francesi e del partito statale, potremmo dire, moderato durante le guerre di religione, nonché del pensiero protestante radicale. Inutile dirvi come Voltaire naturalmente vede le crudeltà dei cattolici immaginarie o vere, non vede quelle degli altri. Per esempio l'assedio di Parigi, che è il tema del suo cantico Henriade, mentre invece di dire che Enrico di Navarra come capobanda ha fatto morire 45.000 parigini di fame, ha sparso la leggenda falsissima che lui dava da mangiare agli assediati, e sarebbe stato un idiota, cosa faceva l'assegno se dava da mangiare agli assediati, e che invece Parigi rigorgitava di beni da mangiare nascoste nelle case dei preti e dei monaci. Ecco, questo è lo stile di Voltaire, no? Quindi il mito di un Enrico IV magnanimo che perdona, che è così generoso e nei confronti degli altri, nonché di un Enrico III così buono, anche se fa accoltellare i suoi nemici a tradimento dopo aver giurato esattamente il contrario, viene diffuso da questi storici politici come De Thou, da questi falsi storici come Voltaire, e però quello che conta è l'idea. L'idea è che la religione può essere o la religione intollerante, e questa è una religione satanica, oppure una religione tollerante, che però si diluisce nell'indifferentismo religioso, che finisce per non avere più dogmi, e che è una religione buona. Quindi gli illuministi vogliono questa religione buona e accusano invece una religione per loro inaccettabile. Ora vedremo qual è la risposta dei modernisti a questa domanda di questi pensatori anticristiani. Inutile ricordarvi che anche Voltaire, che era così razionalista contro le superstizioni, si sottopose al ridicolissimo rito di iniziazione massonica, che sarà fine della sua vita.